Come ottenere dei pangoccioli stratosferici e genuini direttamente a casa? Ve lo spiego. La conosciamo tutti questa ricetta, sono iconici questi paninetti soffici, bellissimi, buonissimi, pieni di gocce di cioccolato che fanno raffiorare i ricordi quando all'ora della ricreazione aprivamo il sacchetto e ce li mangiavamo molto volentieri. Però in questo caso posso dire che andiamo ad un livello superiore perché la loro bontà, come la loro sofficità, insomma, supera il pangocciolo che conosciamo tutti noi confezionato. Quindi ragazzi, almeno ogni tanto provateveli a fare, perché oltre a mangiare un prodotto fatto in casa abbiamo anche un miglior godimento quando è ora di assaporarlo, perché è tutta un'altra storia. Ricetta davvero molto facile, anche chi non è appassionato dei lievitati riuscirà a ottenere un prodotto pazzesco. Vi spiego ovviamente tutto step by step e la ricetta scritta la trovate sul blog, link in descrizione. Iniziamo subito con un segreto per avere dei pangoccioli che durano più nel tempo, nel senso che mantengono di più la loro morbidezza e saranno anche più soffici, con il tangzhon. Sapete che cos'è? È una semplice miscela di acqua e farina. Dobbiamo appunto miscelare farina e acqua in un pentolino direttamente, possiamo farlo, e poi ovviamente portiamo sul fuoco mescolando continuamente, otterremo una sorta di besciamella senza l'aggiunta di latte e di burro. Questo gel davvero è pazzesco e farà assolutamente la differenza, quindi preparatelo e lo tenete da parte spolverizzandolo con la dose di zucchero che ci servirebbe per l'impasto. Infatti lo zucchero impedirà la formazione di quella pellicola dura e fastidiosa che si forma anche quando fate la crema pasticcera, ad esempio. Alcuni optano per la pellicola, io faccio così, mi trovo benissimo, anche perché così lo zucchero inizia già un po' a sciogliersi. E quindi andiamo subito all'impasto principale, ve l'ho detto che è molto facile. In un bicchiere il latte deve essere a temperatura ambiente con il lievito di birra. Mescoliamo e ora ci occupiamo subito della farina che dobbiamo versare nella ciotola. La farina che utilizzo anche questa volta forse è tra tutte quelle che Petra ha a disposizione la mia preferita. Si tratta della Petra 0101 HP. Ho scoperto oramai da un po' di tempo questa farina di grano tenero tipo 1. Intanto abbiamo una buonissima percentuale di proteine, perfetta per i lievitati, una grande qualità del glutine, ed oltre a questo abbiamo anche il grano germogliato che ci permette di ottenere dei lievitati belli, leggeri, soffici come nuvole e che si conservano ancora di più nel tempo. Abbiamo lo shop a disposizione, trovate sempre il link qua sotto e scoprite tutto il mondo di Petra. Ok, abbiamo detto farina nella ciotola, aggiungiamo il latte assieme al lievito, il tangzhon con lo zucchero e l'uovo. Iniziamo a mescolare. Se volete potete utilizzare il classico gancio, io utilizzo la matafoglia, come sapete io mi trovo davvero bene con lei. Innanzitutto mi amalgama meglio gli ingredienti e poi vedo che anche la stimolazione del glutine è migliore, cioè riesce prima a formare una bellissima maglia glutinica. Se non avete la planetaria, non è che non potete fare questo impasto, lo potete fare tranquillamente, basterà impastare a mano. E se volete ottenere un impasto anche voi bello incordato, voi che non avete la planetaria, basterà innanzitutto amalgamare questi ingredienti che ho utilizzato finora velocemente anche con le mani o con un cucchiaio, poi coprite la ciotola e dopo una mezz'ora di tempo fate delle pieghe portando l'impasto dall'esterno verso l'interno, come ho fatto tra l'altro per il pane fatto in casa, e trovate il video qua su YouTube, l'ho fatto tipo a ottobre se non mi sbaglio. Ecco, voi fate queste pieghe per 3 volte intervallandole con i riposi. Dopo aver ottenuto questo impasto bello elastico, guardate come faccio per il test: prendo un pezzo di impasto, lo tiro un po', se vedo che è estensibile come in questo caso vuol dire che è pronto. Inizio ad incorporare il sale e l'olio di semi. Io utilizzo l'olio e non il burro, soprattutto perché in questo modo, se volete mangiarvi il panino a temperatura ambiente, sarà più morbido rispetto che con il burro, perché il burro a temperatura ambiente è più compatto che l'olio. Tra l'altro, se vi sta piacendo questo video, magari per sostenermi, se mettete un piccolo like e una condivisione, anche mi sostenete tantissimo e vi ringrazio ovviamente come sempre. Amalgamati questi due ingredienti, possiamo aggiungere anche le gocce di cioccolato o il cioccolato a pezzi, come faccio io, perché in realtà io preferisco prendermi la tavoletta e
dividerla in pezzettoni. Il cioccolato in tavoletta di solito è più buono qualitativamente parlando rispetto alle gocce. Adesso gli step sono pochissimi, basta prendere l'impasto, farlo lievitare fino al raddoppio del volume, poi lo prendiamo, lo dividiamo in vari pezzi, 10 pezzi nel mio caso da circa 70 grammi l'uno, e poi facciamo i nostri pangoccioli. Quindi prendiamo l'impasto, ogni mucchiettino diciamo, facciamo delle piccole pieghe sia da un lato che dall'altro in modo tale proprio da ottenere diciamo una sorta di sfera di panino, e poi per renderlo un pochino più omogeneo, più bellino da vedere, proprio a forma di paninetto regolare, cerchiamo di lavorarlo con le mani, è un'operazione molto facile, e poi disponiamo all'incirca 6-8 pangoccioli su una teglia oleata con carta forno. Ovviamente nel mio caso, visto che sono 10, io ho deciso di fare 6 e 4. Copriamo con un canovaccio leggermente umido e lasciamo a temperatura ambiente fino al raddoppio, quindi dovrà passare all'incirca un'oretta e mezza. Poi, fatto questo, spennelliamo con una miscela di tuorlo d'uovo e latte e li cuociamo in forno per circa 15-20 minuti a 180 gradi in modalità statica. Ovviamente se il vostro forno non è super potente, fate 185 gradi e li lasciate cuocere fino a quando risultano belli dorati, ok? Io cuocio normalmente una teglia di pangoccioli alla volta, se volete potete cuocerne anche due, ovviamente tenete presente che magari una risulta più chiara dell'altra, al massimo potete poi togliere la teglia più colorata e lasciare dentro un pochino di più quella invece più anemica. Quando non sono ancora del tutto raffreddati, io vi consiglio di metterli in un sacchetto in modo tale che all'interno del sacchetto rimanga un pochino di umidità. Vedrete che si conservano sempre se riuscite a conservarli per più giorni. E poi che dire, raga, preparatevi ad una merenda iconica che vi fa tornare indietro nel tempo. Fateli perché sono pazzeschi. Taggatemi su Instagram o su Facebook perché davvero mi fa un sacco piacere vedere che poi li fate. Su Instagram poi trovate altre idee, altre ricette più facili di questa ancora sui Reel. Sui Reel. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella se non vi siete ancora iscritti, ovviamente. Rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E qua sotto invece trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Buoni pangoccioli, con questi farete invidia a tutti. Magari, ecco, portatene uno di scorta se andate in giro a mangiarli, perché piuttosto che avere davanti uno che vi sbava addosso perché ne vorrebbe uno, ecco, fate così, siate generosi. Però ovviamente poi sarà lui generoso a portarveli la prossima volta. Gli dite: guarda il video di Davide, e poi lui, se è una persona corretta, ve ne porta uno. Noi ci vediamo al prossimo video.